Inizio preparando la crema pasticcera. Metto in una ciotola 35 g di farina, 60 g di zucchero e l'aroma vaniglia. Unisco due uova piccoline. Mescolo con la frusta a mano, ottengo una cremina liscia e senza grumi. Verso in una casseruola 500 ml di latte a temperatura ambiente. Aggiungo la buccia grattugiata di un limone, solamente la parte colorata. Trasferisco sul fuoco a fiamma medio-bassa e porto a sfiorare il bollore. Quindi verso la cremina, mescolo di continuo con la frusta. Appena la crema sarà diventata densa, ci vorranno pochissimi minuti, allontano la casseruola dal fuoco e lascio raffreddare bene bene mescolando di tanto in tanto. Questa preparazione può essere tranquillamente preparata anche il giorno prima. Ho lavato per bene due mele, una mela la sbuccio, divido in spicchi e rimuovo il torsolo. Taglio a tocchetti. Divido l'altra mela, divido in spicchi, rimuovo il torsolo e taglio a fettine. Metto da parte, mi serviranno successivamente. Metto in una ciotola capiente due uova medie a temperatura ambiente, aggiungo un pizzico di sale e 90 g di zucchero. Lavoro con le fruste elettriche fino a quando risulteranno chiare, gonfie e spumose. Sempre lavorando verso a filo 40 ml di olio di semi e 80 ml di latte a temperatura ambiente. Quindi aggiungo l'aroma vaniglia, quanto basta, la cannella in polvere a sentimento e la buccia grattugiata di mezzo limone, solamente la parte colorata. Quindi verso 200 g di farina e mezza bustina di lievito per dolci, setaccio al momento. Lavoro per bene tutti gli ingredienti, ottengo un composto uniforme. Unisco le mele, quelle a tocchetti, mescolo per bene. Ho imburrato ed infarinato una tortiera da 24 cm di diametro. Metto sul fondo la carta da forno, verso il composto appena preparato e livello in modo uniforme. Ho trasferito la crema pasticcera ormai fredda nella sacca à poche, ho tagliato la punta di 2 cm, realizzo sulla superficie partendo dal centro una spirale. Sistemo sulla crema le fettine di mela. Quindi lascio cuocere in forno già caldo e statico a 170 gradi per circa 40 minuti.
Prima di sfornare faccio sempre la prova a stecchino, se esce pulito la torta è pronta. Una volta fredda l'ho posizionata sul piatto da portata, cospargo di zucchero a velo. La torta di mele a spirale è una tra le torte più buone mai provate, una ricetta semplice e veloce, una torta bella da vedere ma soprattutto buona da mangiare, morbidissima, scioglievole e umida. Questa torta di mele piace proprio a tutti, soprattutto ai bimbi, perfetta per la colazione o quando si ha voglia di un dolce semplice, una coccola a cui è impossibile resistere.